Oggi 7 settembre la Pia Casa di Misericordia apre una settimana in anticipo rispetto alle altre scuole. Ecco, finalmente oggi la scuola Pia Casa di Misericordia riapre le porte. Per troppo tempo questa scuola è stata senza ciò che rende vivo, ecco, questo edificio, che sono i bambini, i loro volti, i loro sorrisi e la loro voce. Finalmente oggi, come potete sentire in sottofondo, queste voci tornano adesso a riempire la nostra scuola. Stamattina abbiamo iniziato con i bimbi dei 5 e 4 anni per l'infanzia e quinta e quarta per la primaria. I nostri animatori, i giovani ex studenti, li hanno accolti e facendoli entrare in una storia da loro realizzata, hanno cercato di spiegare loro tutte quelle che sono le nuove regole che accompagneranno questo nuovo anno scolastico. Abbiamo cercato di mettere tutto in sicurezza e abbiamo spazi grandi, aule molto grandi, con finestre ampie, per cui sicuramente questo ci ha agevolato. I bimbi hanno, per ogni classe, hanno bagni dedicati sia sulla primaria che sull'infanzia. Abbiamo punti di igienizzazione in ogni classe e in diverse parti della scuola per permettere l'igienizzazione continua, anche se appunto ai bimbi dicevamo la cosa più importante è proprio sempre lavarsi spesso le mani con acqua e sapone. Abbiamo dotato ogni aula di uno schermo gigante 65 pollici per limitare al massimo l'utilizzo delle aule comuni e per permettere la connessione con i bambini che si troveranno costretti a rimanere a casa anche per febbre. Ci ha fatto piacere vedere questa mattina i bimbi carichi, pieni di entusiasmo. C'era proprio il desiderio e la voglia di ritornare a scuola. Questo sia per i bimbi che per le loro insegnanti. Oggi parlando con i bambini ci dicevamo che è veramente difficile riuscire a mantenere questo distanziamento fisico, perché per natura siamo portati alla relazione, no? Al contatto, ma insieme troveremo un nuovo modo per entrare in contatto senza stare a contatto. Oggi il nostro paese, la nostra città ha bisogno di ripartire e per ripartire occorre investire nelle scuole. Sì, le Cappellone, le figlie della Carità di San Vincenzo di Paoli hanno ripreso la gestione diretta della scuola Pia Casa di Misericordia. Abbiamo ritenuto importante proprio investire nel futuro dei nostri bambini e quindi del nostro paese.